Buonasera Londra. Spesso in palestra ci si affida alle sensazioni. Un classico esempio è quello del collegamento mente-muscolo. Quindi mentre faccio un esercizio io devo sentire il ventre muscolare contrarsi. Questa è anche una cosa positiva perché nella vita di tutti i giorni non prestiamo più attenzione ai segnali che ci manda il nostro corpo. Tuttavia ci sono dei casi in cui queste sensazioni, se non sono lette correttamente, possono essere fuorvianti. Un esempio sono i segnali che ci vengono dal nostro rachide. Siete mai stati in piedi tutto il giorno? Finalmente, quando vi potete sedere, sentite una sensazione di benessere. Sentite che la schiena si scarica. Avete sperimentato il silenziamento degli erettori spinali. Praticamente, che cosa è successo? Quando state in piedi, il tratto lombare mantiene la sua curva fisiologica. I paraspinali si contraggono per mantenere parte del carico. Quando appoggiate la schiena, i processi articolari si distanziano, i paravertebrali si allungano e si rilassano. Il peso a questo punto verte tutto sulle strutture passive, i legamenti, che mantengono la struttura. Tuttavia, finché la colonna mantiene il suo tratto lombare in lordosi, parte del carico verte posteriormente sulla parte attiva. Quando la colonna viene rettilineizzata, noi sentiamo un benessere perché i muscoli non sono più in spasmo, non sono più contratti, ma il carico si distribuisce maggiormente sulla struttura passiva della colonna, sui corpi e sui dischi. Quindi la sensazione che abbiamo di benessere non scarica la colonna, ma semplicemente toglie le afferenze dai muscoli, dalla parte attiva, e la trasferisce a quella passiva. Questa sensazione in palestra ha fatto dei disastri. Quante volte in palestra avete sentito che è più sicuro lavorare da seduti rispetto che da in piedi? Anzi, se hai un problemino alla schiena, devi stare seduto. Questo anatomicamente non ha senso. Noi siamo stati creati per lavorare in piedi. Infatti, il nostro bacino è il punto di svincolo delle forze del nostro corpo. Quelle discendenti provenienti dalla colonna si scaricano sul sacro, quelle ascendenti provenienti dagli arti inferiori si scaricano sull'iliaco. La sacroiliaca è il punto di svincolo in cui queste forze entrano in gioco. Se noi andiamo a sederci, blocchiamo questa articolazione, praticamente perdiamo il gioco di dispersione, di capacità di ammortizzare che ha questa importante articolazione. Ricapitolando, in palestra è fondamentale preservare tutte le curve fisiologiche del rachide. Se quando eseguite gli esercizi in piedi tendete eccessivamente a estendere la colonna, dovete adottare delle strategie per evitare di farlo, ma non dovete andarvi a sedere perché questo va a alterare completamente la meccanica articolare. Concludendo, le sensazioni in palestra sono importanti, ma non sono sempre veritiere.